benvenuto a tutti coloro che anche quest'anno sono venuti a festeggiare con noi Madonna di San Luca, la nostra protettrice. Saluto in particolare le autorità civili, le diverse associazioni, il corpo parrocchiale, le consorelle e tutti i confratelli. Un altro anno si aggiunge alla nostra centenaria storia e, come previsto dalle norme statali, spetta a me il compito di relazionare la comunità scolastica. Nel corso di quest'anno abbiamo registrato un incremento di circa il 16% delle nostre entrate, derivanti dalla convenzione con l'azienda sanitaria. Questo è dovuto soprattutto all'aumento delle richieste di prestazioni riferite agli ospedali della costa. Tutte le altre entrate sono in linea con quanto previsionalmente previsto. Sono tuttora attivi il progetto coordinato dalla Società della Salute relativo al trasporto dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, così come quello svolto in collaborazione con il Lions Club per la consegna a famiglie in disagio di pasti preconfezionati. Lo sportello SOS Debiti ha gestito in quest'anno 26 contatti suddivisi fra prevenzione, usura e prestito sociale, istruendo pratiche per un ammontare di circa 850.000 euro. Sono stati erogati prestiti per circa 580.000 euro. Ammonta ormai a diversi milioni di euro l'importo erogato dal momento dell'attivazione di questo particolare e importante servizio, che, a testimonianza della sua importanza e del grande impatto sociale, per dirla in termini bancari, ha un grado di sofferenza praticamente unico. Questo vuol dire che tutti i soggetti, tutte le aziende, le persone che hanno ricevuto questo aiuto continuano a onorare il loro debito con i versamenti mensili. Così come ho fatto negli anni passati, desidero ringraziare quelli che hanno reso possibile tutto questo, al di là dei nostri confratelli, la Regione Toscana, la Fondazione Toscana Prevenzione dell'Usura, la Banca del Monte dei Paschi di Siena. Al momento è l'unica banca di riferimento, anche se sono in corso contatti con la banca Crevia di Colo per allargare gli istituti aderenti alla convenzione. La stessa banca Crevia di Colo, tramite la propria fondazione, ha esteso alla nostra provincia l'attività di microcredito. Grazie alla presenza dei formatori Zani e Pilati, abbiamo organizzato corso di base di primo soccorso e per l'uso del defibrillatore per i nostri volontari. Altri verranno organizzati nel prossimo futuro, destinati a tutti coloro che hanno interesse a questi argomenti. Per il resto, continuano il trasporto di generi alimentari per conto di varie associazioni cittadine, le convenzioni con i comuni per il trasporto di disabili in vari centri, la collaborazione con Caritas Diocesana dell'accoglienza ai profughi. Nello scorso mese di ottobre hanno concluso la loro esperienza presso di noi 8 giovani del servizio civile. Nello stesso mese è iniziato un nuovo progetto, Nonni in Casa, che vede la presenza presso la nostra associazione per un anno di 10 giovani. Verranno impiegati per lo svolgimento del progetto, che è principalmente rivolto all'aiuto e alla solidarietà delle numerose persone anziane del nostro territorio. Nel dare loro il benvenuto, auspico che questo tempo possa rappresentare per loro un'occasione di formazione, di crescita umana personale e di condivisione. Spero possano ricordarlo con piacere. Per la nostra misericordia sono un'iniezione di freschezza e gioventù alla quale non siamo molto abituati. Le recenti norme di riforma del sistema pensionistico, innalzato drasticamente l'età necessaria per la cessazione dell'attività lavorativa, hanno fortemente penalizzato la fonte dalla quale provenivano la maggior parte dei nostri volontari. Ne hanno risentito tutti i servizi.
in particolare quello di accompagnamento dei defunti, effettuato maggiormente da confratelli amanti Pogliani e alle prese con gli acciacchi tipici delle piante. Se la situazione non dovesse cambiare, si prevede che nel prossimo futuro potrebbe diventare particolarmente problematico lo svolgimento di tutte quelle azioni che storicamente venivano svolte dai confratelli. L'aiuto nelle tubolazioni delle salme verso il cimitero o lo spostamento di salme dalle abitazioni e dalle chiese. Ho appena detto che nel corso dell'anno sono aumentate le entrate. Di contro sono anche aumentate le spese, soprattutto quelle relative alle retribuzioni. Dando seguito a quanto esposto nella relazione del passato anno, abbiamo cercato di portare un poco di sollievo economico in favore di qualche nostro giovane disoccupato. Così sono state fatte assunzioni a tempo determinato, sono stati attivati progetti con il Centro per l'impiego della provincia di Massa Carrara, altri sono in corso di attivazione. Probabilmente non sono grandi azioni, però stiamo dedicando particolare attenzione a una delle emergenze più importanti del nostro tempo, quella della mancanza del lavoro, specialmente per i giovani. È inoltre notevolmente aumentato il nostro impegno in campo sociale. La spesa che annualmente sosteniamo ammonta ormai a diverse migliaia di euro. Sono soprattutto aiuti economici in favore di soggetti o famiglie in disagio, oppure gesti di solidarietà o adesione verso progetti di altri enti o associazioni benefiche. Certo, si potrebbe fare ancora meglio e di più. A tal punto mi piacerebbe per il futuro avere una interazione, un coinvolgimento a livello cittadino tra enti, associazioni e gruppi per potersi confrontare, promuovere, condividere progetti per dare maggior risposta e solidarietà a quanti sono meno fortunati di noi, che purtroppo sono sempre più. Vorrei che tutti noi dedicassimo un pensiero, un momento di silenzio e di preghiera a ricordo di quattro nostri amici deceduti nel corso di quest'anno. Giulio Armanini, Alberto Filippi, Maurizio Vieri, Mauro Roccanti. Nelle rispettive associazioni hanno rappresentato per anni il mondo del volontariato della nostra città in modo esemplare. Per quanto ci riguarda, la mancanza di Giulio si fa ancora molto sentire. Tocca a noi far sì che quanto valore seminato e testimoniato continui ad essere portato avanti e non venga perso. Siamo particolarmente vicini anche alla Misericordia di Mulazzo e alla Croce Azzurra di Comano, che recentemente hanno visto la perdita di due confratelli che per loro rappresentavano delle persone molto, molto importanti. Termino con un personale ringraziamento a tutti i volontari, con sorelle e confratelli che giornalmente si avvicinano allo svolgimento dei servizi. Recentemente, sappiamo, sono molto sollecitati. La speranza è che continuino ad affrontare gli eventuali problemi con il giusto spirito di misericordia e che non venga mai meno la gioia del dare. Ai nostri concittadini che in ogni occasione ci dimostrano attaccamento e stima e che, anche in questi momenti non proprio rosei dal punto di vista economico, non ci fanno mai mancare il loro sostegno, sia morale sia economico, attraverso la donazione del 5 per 1000, contribuendo in questo modo al finanziamento di parte dei progetti sopracitati. Ai componenti del Consiglio Direttivo, per la grande collaborazione e il sostegno nel difficile compito della direzione e della gestione della situazione. Al personale dipendente, che con il proprio lavoro, la propria esperienza professionale e disponibilità garantisce la continuità della nostra associazione. Dio benedetto.